Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1294esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, cioè abbiamo un grosso problema, cioè non è che sia enorme, però è abbastanza cospicuo come problema, non so se si dice, però io dico. Non sappiamo come uscire di qui. Cioè, ora, va bene, però non è che ci sia molto spazio. Allora, teoricamente io di dietro posso andare ancora un pochettino, anche perché non è che posso andare più tanto. Non è che ci sia proprio sto gran spazio per uscire. Devo provare a uscire tra mezzo a queste cose qua. Quindi fare una cosa bruttissima, cioè così. A non portarmi via quello. E cercare di uscire di qui. E allora, di là praticamente ci sono quasi contro. Fammi vedere di qua. Qua se vado così ci esco. Qual era l'altro tasto per rimetterlo? Questo. Vabbè, dobbiamo passarci al pelo. Che con la motrice è facile. Con il rimorchio credo anche poi a questo punto. Perché una volta passata la motrice il rimorchio ce lo tiriamo dietro. Quindi non dovremmo avere grossi problemi. No, infatti. Perfetto. Allora oggi come vedete c'è la webcam. Perché domenica è una bella giornata. Sono 10:24. Come vedete c'è anche il promemoria aggiornare profilo per quanto riguarda Eurotrack, perché se no mi dimentico. La domenica io aggiorno sempre il profilo. Già domenica scorsa mi sono dimenticato di prendo praticamente il mio profilo, il file del mio profilo, e lo carico su ShareMods e ve lo metto a voi. Per chi non lo sapesse, trova il link in descrizione. Se vuole vedere tutte le mod che ho aggiornato, in quale priorità, può farlo così, in modo che lo può fare tranquillamente senza, perché di là c'è la lista delle mod, invece di qua c'è il profilo proprio. La lista delle mod non l'aggiorno, se tolgo delle mod il profilo ovviamente si aggiorna, perché quello che uso io lo faccio ogni domenica. Quindi magari potrei anche posarlo al telefono, tenerlo nelle mani non è che abbia molto senso. Ok, oggi partiamo verso, ahimè, Berlino, che dove non volevo andare io. Io volevo andare in Francia, andiamo in capitale della Germania, però vabbè. Germania. Quindi vabbè, ce lo facciamo andare bene, cosa vi devo dire? Tra l'altro oggi c'è molta luce. È una bellissima giornata anche oggi, non è... Sì, beh, è anche abbastanza caldo, non è che... È una bellissima giornata per essere, cos'è, il 2 di febbraio, né? Sì, il 2 di febbraio... Le luci sono accese, sì. È una giornata bellissima. Cioè, veramente, inverno quest'anno non è ancora fatto. Ha fatto un autunno infernale, veramente. Del tipo che è piovuto per 2 mesi di fila qua da me. Con tanto di alluvioni. E poi adesso viene sempre bello, 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 bello. Cioè, ora non dico come qui nel gioco che alle 6:20 del mattino ci sono 18 gradi, però... adesso passiamo. Però ci saranno 10 gradi fuori ora. Una cosa impressionante. L'altro giorno... Occhio qua, si stringe la strada? Sì. L'altro giorno era... C'è il sole in faccia, non è che si veda molto. L'altro giorno, non mi ricordo che giorno fosse. Martedì, probabilmente. Martedì. O forse mercoledì. Cos'è? Vaffanbagno. Martedì o forse mercoledì. Mercoledì, probabilmente. C'era una cosa tipo 20 gradi. 20 gradi, cioè era il tipo 30, non mi ricordo ora che giorno era. Comunque la settimana scorsa c'erano 20 gradi qua da me. Non è che dici hai messo il termometro al sole con il phone che lo scatta. No, 20 gradi c'erano fuori. Una cosa impressionante è avere 20 gradi d'inverno. Non è normale. Però fa queste giornate. Per carità, sono belle giornate, fa piacere, però non è che dovrebbe farla adesso. L'anno scorso il 31 era venuta un bel po' di neve, non ricordo. Quest'anno il 31, oggi è il 2, quindi non ieri, l'altro ieri non mi ricordo che cosa fosse come giornata. Venerdì ho fatto qualcosa. Sì, no, era una brutta giornata venerdì. Venerdì ho fatto qualcosa. Se ne sono convinto. Comunque qualcosa dovrei aver fatto.
Adesso niente. Berlino non ci arriviamo, vero, in una puntata? No. Vabbè, ci mettiamo l'anima in pace. 3-5-3. Ci arriviamo poi domani. Dopodomani, quando abbiamo tempo, non è un problema. Stavo giocando con l'affare e ho messo le frecce. Tra l'altro, secondo quanto mi ha detto Alexa, perché Alexa tipo al mattino ci dico così: Alexa, buongiorno, e lei mi dice una notizia, non so se a caso o in base a che cosa, tipo mi ha detto che in Pennsylvania, no, sì, Pennsylvania, avete rotto, voi. Ora impari, mi metto sopra l'80, così te ne stai dietro di più, così impari a farmi la multa. Tipo, è la giornata della marmotta. E una cosa del tipo che le persone... Ma ora questo si accelera mentre lo supero, però non è che vada tanto bene. Che le persone si mettono, tipo, si riuniscono tutti in questo posto a vedere se esce la marmotta. Se esce dalla sua tana significa che l'inverno è finito. Se non esce vuol dire che bisogna aspettare ancora un po'. Una roba del genere, mi ha detto. Non lo so, non sono molto esperto di marmotte io per dirvi se escono dalle tane o meno. Il 2 di febbraio. Polizia sempre lì, eh? Sì. Siamo 87, che è la velocità massima a cui si può andare senza prendere di multe. Anche in Eurotrack, nel primo Eurotrack. Poi loro fanno 200, però. Vediamo un po' come corrono loro. Piacerebbe sapere. No, piacerebbe sapere. Io mi ricordo nel primo Eurotrack dove non c'era il limitatore. C'era una mod, ma tipo funzionava male. Ogni tanto funzionava, ogni tanto no. Per il limitatore. E io andavo sempre 87 là. E poi dal 2 che ho cominciato ad andare sempre a 90. Se no prima andavo sempre 87. Sempre, 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 sempre. Così, non so, c'avevo l'abitudine ormai andare 87. E quindi niente. Ora vediamo un pochettino. Io ci sono dei rimorchi che tipo è questo. Ne abbiamo visti 6.000. Ma quello che è passato prima, che ora mi sono già dimenticato, attaccato all'Iveco un momento fa che l'ho guardato. Ci sono dei rimorchi che non ho mai visto. Ma c'è un sacco di luce oggi. C'è tipo. Tanta. Forse perché ho aperto la finestra anche di qua. Probabilmente per quello. Altrimenti non dovrebbe essercene così tanta. Qui c'è qualcosa che brucia. Una cisterna, a vederla così. Semplicissimo. Vabbè. Dipende di cos'è, perché io me ne sarei andato anche un pochino più distante, sinceramente. Qualunque cosa sia, me ne sarei andato più distante. Se sia qualcosa di nocivo, che sia qualcosa di infiammabile. Perché se brucia, magari può essere anche che ha preso fuoco un freno, per dire, e poi ha bruciato, sta bruciando le gomme, sta bruciando qualcosa lì, che ne so. Però la cisterna lì non mi sembrava ancora stesse bruciando. Quindi io scapperei. Poi quello lì sta lì, anche sceso dal camion lì, che con le guarda, che guarda con le mani in testa. Non so. Vabbè. Vorrei dire che vuole esplodere. Questo qui. No. Tipo. Dai, adesso usciamo dai Paesi Bassi qua. Entriamo in Germania. No. Sì, sono in Germania, infatti dicevo, no, aspetta, non è la bandiera tedesca, invece sì, nera, rosa e gialla, nera, rosa e gialla, sì. È tedesca. D sta per Deutschland. Questo ha fatto tanto che dovevo uscire qua. Vabbè, non mi ha dato grossi problemi, quindi ci sta. Hannover 202 km, noi ne abbiamo 482, quindi altro che. Ci danno un po' di soldi, almeno sì, dai, 46.000 euro. Cosa succede? Ah, infatti mi sembravano fermi, erano fermi infatti. Polizia tedesca, ora ci farà una multa anche lei. Vediamo un po'. Noi andiamo sempre 87 adesso, almeno non rischiamo. Guarda che soldi ne abbiamo, però andarle a buttare in multe non è proprio che mi piaccia così tanto. Questo camion quanti chilometri ha? Quasi 10.000. Potrebbe essere che alla fine di questo viaggio, dato che abbiamo da fare ancora 500 km e qui ce ne mancano praticamente 500, dovremmo arrivare sui 10.000 km. Magari lo cambiamo, fatemi un po' sapere. Fatemi sapere, non lo so, perché magari
ho già registrato un'altra puntata. Comunque sì, può essere che magari ne registro ancora una o due puntate e poi la cambiamo, fatemi un po' sapere. Che con tutte le idee che mi avete detto mi sono venute in mente durante questo periodo, non mi ricordo più cosa avevo detto, che cambio avrei fatto, quindi se qualcuno di voi ha qualche idea o ricorda quello che avevo detto, magari facciamo. Qui c'è della gente ferma. C'è sempre la polizia che ha fermato le macchine. Una polizia che ha fermato. Cioè, vedi quando dici che. Guarda. 87, siamo in discesa, arriviamo 88, 89, forse 90, neanche, 89. Nel piccolo tratto di discesa arriva la polizia e ci fa la multa. Cioè, questa. Cos'è la prima discesa? No, la prima ne abbiamo fatto una prima, che infatti avevo guardato, ho detto sta a vedere che ora c'è la polizia dietro, mi fa la multa. La seconda discesa, polizia. Cosa ci vuoi fare? Sembra fatta apposta. Ma non è successo solo adesso, c'era un periodo quando andavo, quando avevo meno soldi, andavo sempre 87, magari, 86, 85, non lo so, andavo più piano. E immancabilmente in ogni discesina la polizia mi beccava che andavo di più. Una cosa impressionante. Ma consumi siamo a 36,3, il che non è proprio male. Anche perché se andiamo così, come vedete, consumiamo poco. Io che non mi pianto contro quello davanti. Non è. Cioè non è. Infatti, tipo questi. Non ho visto neanche. Non ho neanche visto come hanno fatto a fare un incidente così. A meno che il camion non si è spostato tipo così, un po' veloce, la macchina è arrivata e non ha fatto tempo a fermarsi, a frenare. Non l'ha visto, non lo so. Mi sembra la cosa più plausibile di tutte. Perché altre. Non so come possa succedere una cosa del genere in autostrada, un tamponamento del genere mentre si cammina. Perfetto, allora siamo a 6 ore, dovrei quasi fermarmi. Aspetta, fammi un po' vedere. Qua c'è un po' di città, c'è un po' di qualcosa. Se io uscissi qua, tanto io credo di poter uscire, no? Infatti. Però non c'è niente. Beh. Sì, ma poi che giro devo fare per rientrare? Ma sì, andiamoci a parcheggiare qua, perché poi qua bisogna partire, la prossima è qua, quindi andiamo là. Perfetto, perché scali in undicesima, amico? Ce la fai tranquillamente. Beh, Scania, bel colore soprattutto, bello chiaro. Ok, ah, vedi perché questo passa sopra di strada. Ma scusa, allora, fammi mettere di là. Scusi, signor Audi, vorrei spostarmi. Grazie. Poi non posso rientrare da dove esco. Tipo da qua. Sì, in teoria sì, non credo sia un senso unico. Quindi suppongo che io possa. Ora non ci fermiamo, magari gentilmente. Perfetto. Io mi devo parcheggiare qui dentro. Cioè mi devo, mi vado a parcheggiare qui dentro. C'è anche messo il cartellino che mi dice che di qui c'è il gasolio. Simpatici, molto utili, molto gentili. Perfetto. E c'è anche il bel parcheggione per i camion, cosa si vuole di più? Probabilmente è troppo piccolo per me come al solito, però vabbè, ormai ci abbiamo l'abitudine ai parcheggi che non ci stiamo in Germania. Giro, giro, tondo. No, tondo no. Giro, giro. Ah, mi prendo un orecchio. Ok, ci mettiamo qui a fianco. Cerchiamo di metterci il più dritti possibili. Okay, poi è semplice. Una volta che sei dritto, sei dritto. E quindi andare indietro non diventa un grosso problema. Basta prendersela tranquilla e vai indietro piano piano. Dovresti guardare tutti e due gli specchi, se ne guardi solo uno o comunque guardi solo fuori da una parte, già mini un po', però. Sembra
sembra che sono in fondo praticamente. Mi sembra strano perché non dovrei essere già in fondo, scusa. E invece sì, sono già in fondo. Quanto manca? Praticamente niente, mi devo fermare qui. Perfetto. Siamo lunghissimi, mamma mia. Sembra quasi che siamo più lunghi di un semirimorchio normale. Effettivamente lo siamo, più lunghi di un semirimorchio normale. Guarda qua. Noi siamo... Vabbè, praticamente siamo arrivati attaccati. Questo c'ha un mezzo metro buono qua. E c'ha un altro mezzo metro buono qua. Quindi... siamo belli lunghi. Poi vabbè, non contiamo la motrice. Che se contiamo anche la motrice siamo praticamente... essenzialmente se contiamo anche il dolly è lungo quanto un camion normale, forse anche un po' di più perché questo arriva qui, dietro c'era mezzo metro, quindi più o meno ci siamo. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, datene tutto, ciao a tutti.